E allora continuiamo a parlare di buone pratiche nel nostro territorio, non soltanto in occasione o a seguito di un'emergenza, ma anche in risposta a quella che è insomma invece una filosofia che credo davvero parta da lontano, che si lega alla nostra vocazione tutta emiliana per il lavoro, non soltanto insomma in termini di profitto o comunque insomma di sviluppo fino a se stesso, ma anche attraverso un'accezione sociale che insomma soprattutto nel nostro territorio sta avendo sempre più attenzione dalle imprese, dalle realtà che in questo territorio insistono e su questo territorio insomma operano. Allora ho il piacere di presentarvi i miei prossimi ospiti, a cominciare da Maria Cristina Manfredini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, benvenuta, grazie. Presidente di Media Group 98, benvenuta anche alla dottoressa Elena Salda, presidente delle aziende modenesi per la responsabilità sociale di imprese, benvenuto anche a Luca Veneri del gruppo Remark. Buongiorno, benvenuti a tutti, perché insomma ci date davvero l'occasione per entrare un po' all'interno delle imprese del nostro territorio per capire appunto come indirizzino la loro attività, non soltanto in termini di mero profitto, ma insomma avendo anche uno sguardo lungo su altro, no? Su un aspetto sociale che, devo dire, di questi tempi insomma va sempre più tenuto in considerazione, visto che insomma anche la crisi economica, da questo punto di vista, immagino mi confermerete, si offre come un'opportunità, no? Certo. Anche di cambiare il proprio modo di operare e di agire su questo territorio. E allora parliamo del fatto che è nata appunto Aziende Modenesi per la responsabilità sociale ed impresa, una nuova associazione che è proprio dedicata alla promozione e alla sostenibilità a 360 gradi. Che cosa significa, dottor Veneri, appunto questo per un'impresa, avere in mente appunto la responsabilità sociale a 360 gradi? Certo, farei un passo leggermente indietro per raccontarvi anche, sì. Visto che nasce nel panorama modenese questa realtà. Forse non a caso, possiamo anche sottolineare. Da poco costituita. Sì. L'obiettivo che ha questa associazione delle imprese modenesi per la responsabilità sociale d'impresa è quello di trasferire e divulgare sul territorio, in particolare sul nostro territorio modenese, che tra l'altro in questo periodo ne ha particolarmente bisogno, quello che sono i valori etici della sostenibilità. Tra l'altro verificando anche da nostre precedenti esperienze che chi ha attuato e ha lavorato in responsabilità sociale d'impresa ne ha avuto anche un guadagno sia di marketing ma anche di crescita, sì. Economica e interna del proprio personale. Quindi ci tengo anche a raccontarvi che da poco 17 società di dimensioni diverse e ragioni sociali completamente diverse, che vanno dal manifatturiero ai servizi, come sì. Remark rappresenta, a società cooperative in particolare impegnate nel sociale, hanno costituito questa associazione. In particolare ci tengo anche a elencarle, che sono la società Aliante, CMSS SPA, qui rappresentata da Elena Salda, il Consorzio di Solidarietà Sociale, la Cooperativa Scuola di Pallavolo, la Florin Ceramica SPA, la Forgia del Frignano, il Gruppo Remarche che io rappresento, Gulliver Società Cooperativa Sociale, la Lumaca Società Cooperativa Sociale, il Gruppo Manutencop Facility Management, Media Group 98, Mediamo, Nordiconad, Socfeder SPA, Swincom SPA, Tech Eurolab SRL e Tellure Rota SPA. Ecco, da questo elenco capiamo anche che sono proprio realtà completamente differenti, certo. Non soltanto appunto per settore in cui operano, ma anche per dimensioni, per natura anche sociale, perché insomma abbiamo, esatto. Imprese, abbiamo cooperative, insomma come si fa a tenere tutto insieme? Tutto insieme, sì, ovviamente il nostro presidente ha un impegno importante, ma devo dire che il confronto tra le imprese di grandi dimensioni e con piccole dimensioni permette sostanzialmente un confronto anche dei progetti e delle soluzioni. Molte, sì. Volte il piccolo riesce a dare una soluzione al grande e il grande dà un'idea sostanzialmente al piccolo, che non ha gli strumenti per poter raggiungere certi standard, certo. e certe condizioni. Quindi questa è un po' la prerogativa che ha questa nuova identità. Che ci tengo anche a darvi anche un numero che così che abbiamo scoperto, che è estremamente saliente. L'unione di queste società che hanno costituito
e che stanno entrando sostanzialmente nell'associazione tra propri dipendenti e dipendenti di associazioni controllate sul panorama nazionale occupano 31.000 addetti. E quindi credo che sia un numero, una cifra insomma, estremamente importante per dirvi anche quanto è importante l'impegno di questa organizzazione, che impegna ovviamente dalle grandi aziende multinazionali fino ad aziende quasi individuali. Individuali, è vero. Allora, Presidente Salda, come si fa a tenere insieme tutte queste realtà avendo presente un obiettivo, che è quello appunto della responsabilità sociale d'impresa, che insomma non è da dare per scontata, insomma, tra gli obiettivi, tra le modalità operative di una impresa, indipendentemente da quanti addetti conta o indipendentemente dal settore in cui opera o dalla sua forma, insomma, sociale o cooperativa, piuttosto che, giusto? Giusto. Allora, devo dire che molte di queste imprese si conoscono già e hanno già lavorato insieme, perché l'esperienza dalla quale tutti arriviamo è quella del club per la responsabilità sociale di impresa, che era appunto il club promosso dal Comune di Modena, quindi un'esperienza lunga 5 anni, durante la quale abbiamo imparato a lavorare insieme e a creare sinergie tra di noi. Penso che il cambio di passo, insomma, che stiamo cercando di dare con questa associazione è quello di diventare ancora di più un'associazione autonoma, con i principi assolutamente dell'inclusività. Quindi vogliamo che all'interno dell'associazione siano rappresentate tutte le varie forme di imprese possibili, proprio perché riteniamo un valore aggiunto il fatto di essere tutti diversi. Sì. Tenerci insieme non sarò certamente io, ma saranno, penso, i valori che condividiamo, cioè il fatto che tutti crediamo nell'importanza dei valori della responsabilità sociale d'impresa, nell'importanza di valorizzare i nostri dipendenti, i nostri collaboratori tramite delle iniziative di welfare e anche collaborare in modo stretto e sinergico con i territori dove ci siamo sviluppati e dove stiamo lavorando. Quindi questi principi penso che ci guideranno per i prossimi mesi di lavoro. Che cosa significa per un'impresa avere di fronte l'obiettivo di un futuro sostenibile? Come poi nei fatti riesce a avvicinarsi a questo obiettivo così alto, così importante? Certo, l'obiettivo finale che si pone l'impresa è comunque quella di generare profitto, perché un'impresa che non genera profitto non ha motivo di esistere. C'è modo di farlo in modo etico e responsabile e sostenibile, oppure no, insomma. Quindi le aziende che aderiscono a questa associazione hanno questa visione. Farlo in maniera sostenibile significa che ogni scelta e ogni decisione che viene presa all'interno di un'azienda deve essere posta su basi solide e soprattutto avere uno sguardo al futuro, quindi non prendere decisioni che possono essere di immediato beneficio, ma guardare nel lungo periodo, e questo penso che possa magari, insomma, dare uno slancio in più alle imprese e al nostro sistema produttivo. Ci contiamo veramente, veramente tutti. Allora, dottoressa Manfredini, stiamo proprio dicendo che insomma sono tante le forme appunto di impresa che rientrano all'interno di questa associazione, dunque di questo progetto, perché poi appunto si parla di un futuro sostenibile per l'impresa e poi ovviamente per ricaduta anche del contesto nel quale queste imprese vanno ad operare. Un po' un'azienda cooperativa, una realtà cooperativa ha proprio come nel proprio DNA un po' questa vocazione, no? Alla responsabilità sociale di impresa, quindi insomma l'adesione ad un progetto di questo tipo per un'azienda come Media Group 98 appunto appare quasi scontato e forse è ancora più in sintonia rispetto a quelli che possono essere gli obiettivi, no? Una realtà cooperativa come la vostra, è così? Sì, naturalmente tutte le cooperative, certo, in realtà, al di là di Media Group 98, non è caso magari di parlare proprio come modello, certo, come modello. Sicuramente il fatto comunque che noi, come ad esempio anche Gulliver, Agliante e tutte le altre, si faccia servizi è estremamente importante anche questo, perché naturalmente vuol dire che siamo imprese che hanno un'alta densità di lavoratori al proprio interno, quindi ci sono tutte le politiche che possono essere fatte sui temi della conciliazione, tempi di vita, tempi di lavoro, sul welfare aziendale, ma soprattutto abbiamo un forte impatto sul territorio. Perché chiaramente sia le cooperative sociali, che hanno ovviamente a che fare, lo dico questa espressione, a che fare con molto rispetto, con persone che possono essere bambini, anziani, persone disabili, che ad esempio chi fa servizi, come nel caso di Medico 98, che si occupa di comunicazione cittadino, voi capite che l'impatto sul territorio
e quindi la capacità di essere consapevoli dell'impatto che tu puoi avere è estremamente alto. Fare questi servizi bene è molto diverso da farli male. Farli rendendo semplicemente onore ad un contratto non è come farli in logica di sostenibilità e responsabilità sociale, certo, con coscienza. Rispetto alle cooperative, chiaramente, diciamo che forse le cooperative hanno un piccolo vantaggio, ma ormai il mercato è così difficile che io anzi chiamo tutte le cooperative a una profonda riflessione. Tra l'altro noi stiamo entrando in una stagione congressuale sulla tematica valoriale, perché i valori, sì, che come belle parole non servono assolutamente a nessuno. Sicuramente le cooperative sono avvantaggiate perché sono nate per dare risposta alle classi deboli, chiamiamole così, quindi diciamo che avvantaggiate sul piano valoriale. Sì. Bisogna però rispolverare bene queste parole, soprattutto responsabilità e rispetto e territorialità, che sono delle cose importantissime quando si vuole ragionare in termini di lungimiranza, che è un valore di per sé, certo, e quindi costruzione del valore sul territorio. Fatto questo, è chiaro che la responsabilità sociale, e questo vale per qualsiasi impresa, ma l'ha già detto anche Elena, quindi deve essere progettata, cioè deve guardare avanti, deve integrarsi nella strategia aziendale, cioè pensare che la responsabilità sociale o sostenibilità, perché oggi si parla di questo mettendo insieme i concetti di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, sia qualcosa che si fa parallelamente alla tua attività quotidiana di impresa, è profondamente sbagliato. Cioè la responsabilità sociale è integrata nella, esatto, tua strategia. Sì. Ho fatto l'esempio prima, l'impatto dei servizi fatti in un certo modo. È chiaro che se io faccio i servizi in una logica di eccellenza e non di semplice rispetto di un contratto, può darsi anche che questo mi torni indietro in termini di risultato rispetto al rapporto col cliente, certo, ad esempio. Certo, certo. E nello stesso tempo do un buon servizio alla comunità. Sì. Cioè è un esempio molto banale. No, però dire, molto chiaro. Però è molto chiaro. Per dare, sì, l'idea, sì, che non si tratta di fare della filosofia o, sì, di fare qualche cosa che sta a lato per andarlo poi a rendicontare nel classico bilancio sociale. Oggi la responsabilità sociale si progetta, poi si rendiconta. Inizialmente si rendicontava ciò che si faceva. Certo. Si faceva lo stesso, però capisci che è una cosa, è una logica estremamente diversa, sì, forse, sì, sì, in una logica di progettazione o di mera rendicontazione. Certo, certo, è proprio un porsi in maniera differente anche rispetto agli obiettivi, non contarli, esatto, e renderne conto alla fine, ma avviare, esatto, già, certo, il progetto, la propria attività, avendo immagazzinati quei valori, che giustamente, come sottolineava prima Veneri, insomma, diventano un tutt'uno con quella che è l'attività dell'impresa. Quindi sottolineava anche il fatto che questo può anche essere proprio una fonte di profitto anche economico, no? Il lavorare in un certo modo e tra l'altro cominciare ad acquisire questa mentalità in un momento di crisi come questo, sicuramente, dicevamo, può rappresentare un'opportunità, no? Certo. È vero, quanto avete notato questa, sì, possibilità? Allora, ovviamente parlo in riferimento in particolare al nostro studio di consulenza, certo, che è formato da circa una quarantina di collaboratori, sì, e devo dire che portando questi messaggi anche all'interno dell'organizzazione ha permesso a tutti i collaboratori di avere una partecipazione nei lavori che abitualmente svolgevano in modo più volenteroso, insomma, sì, con una passione diversa, e ci ha permesso anche di confrontarci, anche perché fino a qualche anno fa l'attività di responsabilità sociale di imprese, in particolare per le aziende industriali, veniva fatto per aziende piuttosto strutturate, perché ovviamente prima bisogna guardare al lato economico dell'organizzazione aziendale, e devo dire che anche questo ha permesso anche noi di poterci confrontare anche con aziende più strutturate, avendo progetti ovviamente di dimensioni differenti, ma certo, che potevano colloquiare con anche medie e grandi organizzazioni, quindi assolutamente ha portato dei benefici. Esatto, entriamo un po' nel concreto, quali possono essere ad esempio questi progetti che vanno proprio in questa direzione, no? Rispondono a questa nuova logica appunto della responsabilità sociale di impresa all'interno appunto di questa moltitudine, di questa varietà di realtà che hanno aderito, no? Sicuramente in questi 5 anni passati molte aziende hanno fatto dei progetti concreti, adesso vedevo che sono passate le immagini di Florim, sì. Florim ad esempio hanno attivato questo Family Day, una giornata durante la quale spengono appunto tutte le loro attività, fermano tutte le loro attività produttive, che per una ceramica non è poco, e accolgono tutti i dipendenti e le loro famiglie all'interno dell'azienda per lavorare insieme sulle strategie e per condividere insomma gli obiettivi
obiettivi aziendali, hanno poi attivato delle convenzioni con degli asili e gli ospedali, l'ospedale di Sassuolo, questo è appunto un esempio di una delle aziende. Sì. Un altro progetto molto bello penso che sia stato quello seguito da Nordic Conad e da Mediamo, che hanno contribuito a creare l'emporio sociale Portobello. Nordic Conad ha messo a disposizione le proprie competenze tecniche, quindi la pianificazione, la progettazione degli spazi, ha poi dato a disposizione anche gli scaffali e i prodotti e durante queste prime, questo primo anno direi di attività del consorzio hanno potuto beneficiarne più di 300 famiglie modenesi, quindi numeri importanti. Sì. Un'altra delle nostre aziende socie, ad esempio Tellure Rota, che fanno ruote industriali, loro lavorano moltissimo con le scuole, quindi hanno creato un vero e proprio percorso di alternanza scuola-lavoro, un po' come si fa in Germania, in Italia purtroppo ancora no. Loro si sono posti l'obiettivo di far crescere gli studenti che frequentano gli istituti tecnici, quindi li accolgono in azienda, fanno degli stage e poi insomma possono, i ragazzi portano a fine anno una tesina sul lavoro, quindi sul lavoro che hanno svolto, quindi una bella iniziativa di alternanza. C'è ad esempio la Swincom, l'azienda che lavora nel settore dell'alimentare, che hanno anche loro aderito all'iniziativa promossa dal Corriere della Sera che si chiama Bimbi in Ufficio, quindi anche loro accolgono i figli dei dipendenti per una giornata all'interno della fabbrica per appunto far vedere a tutti i bambini dove lavorano i genitori e anche creare questo senso di famiglia e di appartenenza. Come diceva poi Cristina, ci sono le cooperative sociali che hanno proprio nel loro DNA insomma, l'andare incontro alle persone non abili e quindi fanno la cooperativa Consorzio Sociale, ad esempio, ha fatto l'anno scorso delle iniziative molto importanti in termini di sicurezza per le persone disabili con degli strumenti di lavoro più semplici, quindi interattivi, con molte immagini per educare appunto queste persone alla sicurezza sul lavoro. Quindi direi che questi sono alcuni dei progetti che abbiamo svolto in questi ultimi anni e che ci danno l'opportunità poi di continuare di progettarne altri per il futuro. Esatto, insomma, di mantenere insomma questa visione, no? Manfredini, è proprio dagli esempi che sono stati citati noi capiamo che insomma è una modalità che di fatto accoglie il dipendente e non solo il dipendente ma anche il contesto, no? Il territorio, esatto. Il sociale che sta attorno ad una azienda, ad un'impresa e consente anche all'impresa stessa di aprirsi, no? Di accogliere ciò che sì, rappresenta la propria forza lavoro ma anche appunto il contesto, la gente. Questo sono appunto esempi che parlano di una azienda avanti, insomma, che guarda al futuro, questa aperta, esatto, però questa è la chiave, no? Manfredini? Sì, questo direi che è un vero e proprio modus operandi, sì. Cioè è qualcosa che deve entrare nella tua quotidianità, tant'è che noi spesso diciamo le famose best practices, no? Cioè, sì. Perché si tratta di pratiche quotidiane che possono essere anche molto importanti, perché ad esempio, e magari lontani da un concetto di quotidianità, come i grandi investimenti che vengono fatti in tema di impatto ambientale. Certo. È chiaro che un'industria che riconverte tutti i propri macchinari, eccetera, le proprie tecnologie in logica di impatto ambientale, ovviamente investe molto denaro e probabilmente anche nel tempo, certo, voglio dire. Certo. E quindi si tratta di buone pratiche che possono avere anche questo tipo di valori, ma esiste proprio l'importanza di assumere su di sé il concetto di sostenibilità nel comportamento quotidiano, in qualsiasi cosa tu fai. Su questo, ad esempio, faccio un esempio questa volta su Media Group, noi abbiamo due cose che facciamo che sembrano molto piccole, ma in realtà è come un po' la goccia che scava la roccia. Nei nostri uffici c'è un piano di, ci chiamiamo uffici sostenibili, sono, sì, ovunque uno vada trova traccia di messaggi che riguardano o la raccolta differenziata o il comportamento responsabile, come quello di non sbattere la porta in faccia a qualcuno perché magari c'è un passaggio particolare. Sì. È qualche cosa che in continuazione ti dice stai attento agli altri, ricordati che non esisti solo tu al mondo e ricordati ovviamente del rispetto per l'ambiente, eccetera. Ovunque tu vada, oppure non so, spegni la luce, sì, tieni, sì, tutta una serie di attività.
sono progetti che lanciano in continuazione dei messaggi. Noi ad esempio facciamo anche gli eventi ecosostenibili anche quando il cliente non vuole, nel senso che non ha scelta, nel senso che noi cioè abbiamo delle pratiche nell'organizzazione nostra che comunque sono ecosostenibili. Se poi il cliente, che noi cerchiamo sempre di ingaggiare su questo, ci sta, diciamo così, certo, allora lo prendiamo dalla nostra parte, insieme a lui facciamo qualche cosa di più impegnativo, certo, quindi anche con l'azzeramento, il fatto di comprare i crediti per la carbon foot, eccetera. Certo, certo. Quindi si tratta di assumere su di sé un modus operandi come persone e come aziende, soprattutto tornando a quel tema di strategia che dicevo prima. Una cosa molto importante è che tutto questo, che sembra apparentemente anche molto piccolo, a volte forse banale, in realtà sommato su un territorio, cioè su un terreno che poi è molto vicino a noi, qui siamo a Modena, stiamo parlando, certo, di un'associazione di imprese modenesi che vuole agire su questo territorio, in realtà riesce ad avere, può avere un impatto forte. E su questo richiamerei il tema del dialogo con le istituzioni locali, certo, perché è importante che le istituzioni locali guardino a questo genere di imprese che assumono su di sé il concetto di responsabilità, certo, perché questo può creare valore sul territorio nel tempo per tutti, sì, per sì, tutti, sì, non soltanto per qualcuno. Esatto, non soltanto per qualcuno, non soltanto per le imprese, ma in generale per il contesto appunto in cui queste operano, quindi anche per creare mentalità, una mentalità condivisa, esatto, insomma, che non sia poi, esatto, una è cultura, una cultura, per creare cultura, insomma, bisogna partire davvero in anticipo per avere poi frutti successivamente. Però insomma, anche gli esempi che Maria Cristina ci portava dimostrano come insomma basta veramente poco, basta cioè non poco, è necessario essere grandissimi per essere virtuosi e per mettere in pratica buone attività, buone azioni dal punto di vista della responsabilità sociale. Anche piccoli gesti cambiano e formano insomma la mentalità di ciascuno di noi anche nel nostro modo di lavorare, quindi insomma si parte davvero da lontano. Certo che per le imprese è uno sforzo sicuramente in termini economici quando appunto ci sono anche importanti investimenti, ma è uno sforzo anche di atteggiamento, di mentalità, perché esatto, è un impegno in più che l'impresa si assume nei confronti dei propri dipendenti, nei confronti appunto della propria, del proprio contesto e insomma in virtù di un miglioramento che non sempre è quantificabile, meramente quantificabile, no? È un impegno importante, no, Veneri? Sì, sì, assolutamente è un impegno e devo dire che le aziende di dimensioni meno rilevanti, sì, ovviamente devono metterci molto, insomma, perché capite quanto è importante ogni figura in un'azienda piccola. Devo dire che è sicuramente un impegno, ma ricompensato veramente da una crescita personale, ma soprattutto nel poter vedere i propri collaboratori e tutte le figure che ruotano anche intorno all'organizzazione aziendale, quindi fornitori e clienti e partner, di un cambiamento, insomma, sì, ecco, devo dire un po' come diceva dottoressa Manfredini in riferimento alle buone pratiche di comportamento degli uffici. Noi siamo ovviamente uno studio di consulenza, lo abbiamo applicato anche noi e abbiamo visto questo miglioramento, e tra l'altro qualche collaboratore mi diceva di aver portato queste buone pratiche anche a casa. Ecco, questa esatto, è una cosa questo importante, è importante, cioè, esatto, questo secondo me il trasferimento tra luogo di lavoro, sì, e ambiente, poi la privato, contaminazione, certo, è il vero risultato. Ad esempio noi nel precedente club delle aziende di Modena, sempre per responsabilità sociale d'impresa, abbiamo fatto un progetto in cui portavamo all'interno delle scuole medie superiori la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sì. L'obiettivo era quello ovviamente di preparare i ragazzi che un domani entreranno nell'impresa e quindi ovviamente dovranno sottostare alle norme di sicurezza per evitare infortuni gravi e gravissimi o infortuni mortali, ma nello stesso tempo poter parlare con i propri genitori in famiglia e magari portare anche loro un segnale al padre o alla madre che in quel momento ogni mattina entrano all'interno di un'azienda. Certo. E quindi ecco che questi sono quei segnali che abbiamo cercato di portare, di cui abbiamo avuto un ritorno. Già riscontro, insomma, sì, sì. Io devo dire che è importante sottolineare come tra le righe insomma ci sia questo assunto, il fatto che l'impresa in generale, il mondo del lavoro insomma, non si sottragga a questo compito, a questa responsabilità, che non è solo appunto quella di ragionare in termini di profitto,
profitto, ma anche farsi carico di quello che è lo sviluppo anche culturale della società in cui opera. Questo è molto importante, soprattutto di questi tempi in cui evidentemente c'è anche l'occasione e il bisogno anche di ripensare al nostro modo di essere impresa, al nostro modo di essere autori del nostro futuro. Questo è un bel messaggio anche che si dà, dottoressa Salde, in questo momento da parte delle imprese, del mondo del lavoro, che sicuramente occupa gran parte del nostro tempo, ma anche ha così tanta importanza nello sviluppo, insomma, non solo economico del nostro paese, no? In realtà penso che il ruolo dell'imprenditore e dell'impresa sia sempre stato quello di creare anche cultura intorno a sé. Un esempio lo abbiamo avuto in questo Festival della Filosofia, che era stato dedicato appunto al tema della gloria, e abbiamo organizzato come gruppo giovani imprenditori di Confindustria Modena una mostra denominata Capitani Coraggiosi. In questa mostra abbiamo rappresentato i profili di 8-10 imprenditori che, a partire da Olivetti, hanno lasciato qualcosa, diciamo, hanno lasciato alla gloria per il futuro qualcosa al di là delle proprie imprese. Quindi il ruolo dell'imprenditore è sempre stato, penso, quello di creare cultura e di migliorare la situazione lavorativa. Pensiamo appunto a quello che ha fatto Olivetti come precursore appunto della responsabilità sociale di impresa, a Vittorio Treccani, che ha donato la Bibbia di Borso d'Este alla nostra Galleria Estense, fino a esempi più recenti come al Cavaliere Fabbri di Vignola, che ha donato appunto alla cittadinanza di Vignola un teatro, quindi un centro culturale importante, oppure alla famiglia Barilla, che ha donato a Parma l'ospedale dei bambini. Quindi penso che il valore, insomma, dell'imprenditore e dell'impresa sia sempre stato quello di lasciare qualcosa che vada al di là della propria impresa. Naturalmente, in un contesto economico così complicato e difficile, quello che stiamo vivendo a livello nazionale, ma non solo, direi che promuovere questi principi e questi ragionamenti possa contribuire, insomma, a far migliorare lo stato delle cose. Siamo consapevoli che l'Italia sta passando un periodo molto complicato, dove fare impresa diventa sempre più difficile, ma l'ottimismo, diciamo, che fa parte della natura dell'imprenditore, quindi anche continuare a investire, a lavorare tramite questi principi, pensiamo che sia una cosa da sostenere. Sì, Manfredini, forse questo è il tempo giusto, è il momento giusto per insomma, insistere su questi temi, su questo impegno, su questi impegni che vadano al di là, no? del profitto, dell'ora e subito, insomma. Forse è il momento per ripensare, no? anche il modo di essere impresa. Mi viene da dire che sarebbe ora che ripensassimo in Italia, sto dicendo, sì, questo, certo. Perché se l'Italia è ridotta come è perché purtroppo negli ultimi 30 anni abbiamo veramente, qui io dico noi perché c'è chi dice sono stati gli altri, no, comunque gliel'abbiamo lasciato fare, quindi sì. Voglio dire, abbiamo veramente, lo vediamo anche in questi giorni, le alluvioni eccetera, sì. Ci siamo mangiati tutto quello che avevamo. Questo non è un comportamento del bravo imprenditore, come sì. Ha detto anche Elena, cioè, certo. cioè bisogna continuare a guardare avanti. Poi le cooperative chiaramente sono per natura intergenerazionali, perché il patrimonio è collettivo e viene trasmesso di generazione in generazione, ma su questo io credo che anche un imprenditore privato, l'abbiamo appena sentito, ragioni esattamente nello stesso modo. Qual è quell'imprenditore privato che dice ok, sì, ho costruito una bella cosa, adesso non ci sono più, cosa mi importa? No, cioè punta quantomeno a dire no, voglio che prosegua, che vada avanti nel tempo. Dobbiamo fare questa cosa, la responsabilità sociale ci può aiutare, diciamo, questa cultura di cui parlavamo sì. Prima, questa mentalità, perché comunque una cultura inclusiva da una parte è aperta però anche, e ti costringe appunto a ragionare e a trovare delle nuove soluzioni. È proprio la capacità di vedere più cose, cioè se tu hai una mentalità più aperta, se sei abituato a condividere con gli altri le opinioni, le buone pratiche, necessariamente vedi molte più cose, quindi puoi trovare soluzioni di tipo diverso. Certo. Sicuramente magari è ora di capire che ciascuno deve rinunciare a qualcosa perché tutti abbiano qualcosa, questo è il momento giusto. Sì. Io volevo fare un esempio che può sembrare anche non c'entri molto in questo momento, ma pensiamo ad esempio
a tutto questo tema delle politiche di conciliazione, tempi di vita, tempi di lavoro, la ricostruzione degli orari di lavoro, la flessibilità. Cioè la flessibilità può essere vista come un modo, come una forma di precarietà da una parte, ma può essere vista invece anche come una soluzione a problemi che riguardano la quotidianità della vita delle persone, certo, ma anche la capacità, ad esempio nelle cooperative, l'abbiamo fatto, lo facciamo, di condividere l'orario di lavoro. Perché in un momento di difficoltà tu puoi redistribuire di fatto le ore lavoro, detto certo, proprio in modo molto, certo, certo, molto banale, e nello stesso e passare e lasciar passarla piena, come diciamo, sì, noi a Modena, sì, no? Sì. Per poi ricominciare a costruire. Certo. Ma per poter fare tutto questo serve una cultura, una mentalità molto forte, se no le aziende saltano. Certo. Cioè, e la crisi non la risolvi chiaramente. Quindi può aiutare veramente tanto. È proprio così, è proprio così. Del resto anche questa crisi ci sta insegnando che forse le aziende che in questo momento tengono maggiormente, quelle che hanno più possibilità, sono proprio quelle che si aprono, quelle che aprono sì le proprie porte, ma aprono anche le proprie opportunità, la propria mente, esatto, diciamo così, la propria progettualità, insomma, all'esterno e a se tutto non ciò. Vedi cose diverse. Altrimenti, insomma, esatto, ci si chiude e non si vedono le opportunità che ci sono. Io vi ringrazio davvero tanto per questa vostra iniziativa, per questa vostra esperienza, ma soprattutto per questo vostro impegno che sì riguarda per ora alcune aziende, alcune realtà che sono entrate appunto all'interno di questa nuova associazione, ma che appunto siamo certi i frutti verranno appunto goduti dal territorio tutto che accoglie e ospita queste aziende.